Ciao amici, sono Simona Vignali, naturopata. Molti lo sanno già, ma per chi non mi conosce, mi occupo di salute e bellezza naturale da tanti anni, più di 25. In tanti anni di professione ho incontrato moltissime persone e ne ho viste di stranezze, ma quello che mi è successo un po' di tempo fa è stato unico. Mi sembrava di essere in una di quelle scene assurde di quelle commedie americane. Ve la racconto questa scena, ok? Sì, dai, racconta, che finora la giornata è stata di una noia mortale, che barba, che noia, che barba, che noia. Un giorno nel mio studio entra una cliente che voglio chiamare Laura per riservatezza, non era questo il suo nome. Una signora molto bella, di età indefinibile, con i capelli lunghi, castani, molto ben pettinata, molto elegante, ma a un certo punto mi ha letteralmente scioccata. Appena entrata nel mio studio, mi saluta molto velocemente, si abbassa i pantaloni e inizia a palparsi le cosce. E mi dice: Simona, hai visto? Non c'è più cellulite, basta cellulite, finita, eliminata. Ci puoi credere? Oggi dico, beh, ovviamente ci credo, se hai seguito alla lettera il mio metodo, ci credo come. Ma quel giorno ero sotto shock, mi sembrava di essere proprio in una scena di un film. Sogno son desta. Solo 2 mesi prima si era svolta la stessa scena, ma le sue parole erano state completamente diverse. Allora, mi aveva scritto, mi aveva contattato per avere una consulenza urgente su un problema che aveva definito importante. E così io mi ero preoccupata, avevo liberato un posto in agenda per la settimana successiva, pensando al peggio. E il giorno dell'appuntamento è arrivata addirittura con un'ora di anticipo e continuava ad assillare la mia segretaria: quando posso vederla, quando posso vederla, insomma, non stava nella pelle. Continuava a camminare avanti e indietro in sala d'attesa, non ha neanche voluto sedersi. E quando è entrata nello studio mi ha sconvolta, perché lì, senza neanche salutarmi, si è tolta i pantaloni e ha iniziato a palparsi le cosce, ma proprio davanti a me. E si pizzicava le gambe e continuava a ripetere: vede signora naturopata, vede? Guardi qui, diceva, secondo lei a che stadio sono? Ma io, con la voce più calma che avevo, le ho chiesto: ma stadio di che cosa? Ma di cellulite, guardi qui, guardi! E aveva ragione, era piena di cellulite all'ultimo stadio. La cellulite deve essere curata, perché non è un inestetismo, è una infiammazione del tessuto sottocutaneo. Io lo so bene, anche perché mio padre era un importante dermatologo e abbiamo collaborato per tanti anni per seguire i casi più ostinati di cellulite, proprio costruendo un metodo. E così, mentre spiegavo le mie considerazioni e le mie strategie a questa bella signora, lei mi guardava come se per la prima volta qualcuno parlasse la sua lingua in un paese straniero dopo tanto tempo. Finalmente qualcuno che mi capisce, mi diceva, lei mi capisce, io voglio eliminare la cellulite, ma tutti mi danno della fissata. Lei, naturopata, mi può aiutare? Volete sapere perché era così stupita? Era stupita perché quando mi ha mostrato le gambe, io non ho tirato un sospiro di sollievo dicendo: ah, meno male, è solo cellulite, pensavo peggio. No, e non le ho neanche detto, come fanno tanti professionisti e anche tante altre donne: signora, se la tenga la sua cellulite, perché non si può fare niente, non si può mandare via, ci deve convivere. Assolutamente no. Per me la cellulite è una cosa seria per 2 motivi. Primo, la cellulite non è un inestetismo, come dicevo, ma un vero e proprio disturbo infiammatorio. Sì, avete sentito bene e non mi stancherò mai di ripeterlo, perché qualcuno deve dire la verità a noi donne. La verità può fare male, ma fa risparmiare un sacco di tempo. Un po' come quando al liceo eri convinta che il figone di turno, quello della quinta C, guardasse te e invece guardava la tua compagna di banco, stile Claudia Schiffer. Qualcuno avrebbe dovuto dirci la verità e farci risparmiare tante pene d'amore, no? Non credete? La cellulite è un disturbo infiammatorio della pelle e quindi deve essere affrontato come tale. Per questo tutti gli approcci superficiali ed esterni non funzionano e non funzioneranno mai. 2. Non fa differenza se si usano creme, rimedi, trattamenti, ginnastica, alimentazione. E non fa la differenza nemmeno quanto si può spendere o si può investire. Alla fine creme, trattamenti e diete non possono nulla in realtà contro la cellulite. A meno che... Ma Simona, a meno che cosa?
A meno che non continuate a guardare questa serie di video sulla cellulite, dove vi spiego perché il mio metodo è diverso e perché ha funzionato così tanto bene in oltre 25 anni su centinaia di donne di età e di cellulite diversa. No, veramente io mi sono ormai rassegnata. La mia cellulite me la devo tenere e non ci penso più. Perché, detto tra donne, anche se facciamo finta che la cellulite non ci interessi, e magari lo facciamo per rassegnazione o perché dopo tanti anni non ha funzionato nulla, la verità è che la cellulite, quando la vediamo, è una vera ossessione per tutte noi. Magari la nascondiamo, non la vediamo, ma solo perché la copriamo con abiti larghi, gonne lunghe, gonnelloni, insomma, invece di metterci quelle cose che ci piacerebbero tanto, gli shorts o un pantalone attillato, un fuso, un costume a due pezzi o quell'abito corto aderente che ci starebbe una favola. Ma ci sentiamo addosso la cellulite giorno e notte. Ci sentiamo gonfie, con il corpo poco tonico, la pelle flaccida e molle, bucherellata. Per non parlare del senso di disagio che proviamo quando qualcuno vede su di noi cuscinetti, bozzetti, pelle a buccia d'arancia, culotte de cheval. In molti casi la cellulite distrugge proprio la nostra autostima, ci fa sentire in imbarazzo con noi stesse o nei confronti delle altre donne, degli uomini. Non ci spogliamo molto volentieri, neanche in spiaggia o in piscina o in sauna. C'è chi pensa che la cellulite invecchi, faccia sentire meno femminile, imbruttisca. Mio marito dice che siamo fissate con questa cellulite, è una fissazione per lui. Bene, e tu digli, e anche se fosse? Abbiamo il diritto di dire basta alla cellulite e impedirle di farci sentire in imbarazzo e senza spendere cifre folli in creme o in trattamenti estetici o massaggi che non funzionano e neanche in diete ipocaloriche che non risolvono il problema. Da 25 anni io lotto per il benessere completo e la salute femminile e so che sentirsi bene nel proprio corpo è prioritario per ogni donna ed è un diritto, non un lusso. Per questo ho creato un metodo infallibile per combattere la cellulite su tutti i fronti e ottenere una vittoria schiacciante contro i cuscinetti. È il metodo che ha fatto sparire a Laura la cellulite, vi ricordate Laura, vero? La cellulite, il gonfiore, i cuscinetti, in soli 2 mesi. E questo metodo, oltre alle forme lisce e toniche che desiderava tanto, le ha fatto ritrovare salute, vitalità, energia e positività. Chiaramente senza usare creme e senza costosi trattamenti. E qual è questo metodo? Ve lo spiegherò nel prossimo video, altrimenti questo diventa troppo lungo. Quindi non mancate, mi raccomando, se volete aumentare il vostro benessere, la vostra salute e fare sparire cellulite, cuscinetti, pelle a buccia d'arancia, bozzetti vari, pelle bucherellata e culotte cheval. Noi ci vediamo nel prossimo video prestissimo. Nel frattempo, ma sempre più trendy e sani e presto libere dalla cellulite con Simona Vignali e il suo metodo, naturalmente. Ciao!